Bentornata. Bentrovata. Ciao, ciao a tutti. Allora, quindi ci può raccontare nuovamente di questo open house, questo evento di architettura che si tiene ogni anno, 6 aree, 170 siti, ce ne può parlare? Sì, Open House è un evento che nasce a Londra 20 anni fa e che oggi viene in altre 20 città del mondo. Noi l'abbiamo portato a Roma quest'anno con un programma ricchissimo, con 170 siti, tra cui 12 tour tematici, 20 eventi speciali, 4 workshop per bambini. Insomma, tante tantissime le proposte. Ve ne faccio alcune perché andiamo dai luoghi più conosciuti e rappresentativi come Palazzo Giustiniani, il Palazzo della Marina, Palazzo Firenze, ma anche apriamo cantieri come il cantiere della Nuvola di Fuxas, il cantiere delle Torri Euroskai, cioè nei luoghi proprio dove la città si sta trasformando e i cittadini hanno la possibilità di vedere e di capire con i loro occhi che cosa sta succedendo. Certo, perché comunque è un'iniziativa che serve a riscoprire la nostra città, non solo per i turisti, ma anche per noi romani. Come si può prenotare la modalità di ingresso a questi siti? È semplicissimo, tanti di questi siti sono ad accesso libero. Trovate sul nostro sito www.openhouseroma.org l'intero programma e quindi potete leggere gli orari e, diciamo, per le visite guidate. Alcuni siti invece sono su prenotazione, sempre gratuito, è tutto gratuito sul nostro sito e quest'anno abbiamo anche la formula della rush line, ovvero la possibilità di presentarsi sul luogo e subentrare i prenotati che non dovessero arrivare. Tra l'altro so che tra gli altri eventi a cui è possibile assistere ci si può muovere anche a conoscenza della città prendendo parte a tour tematici in bici o a piedi. Sì, il tema del tour che abbiamo già sperimentato lo scorso anno e che ha riscosso tantissimo successo perché c'è veramente la voglia di capire anche, diciamo, dei luoghi solitamente conosciuti che quotidianamente attraversiamo della città, però c'è la voglia di riscoprirli con occhi diversi. Quest'anno abbiamo il tour della Garbatella da fare sia a piedi che in bicicletta, il tour del quartiere Tigneto, un tour sotto gli argini del Tevere e addirittura abbiamo anche un tour in tram. Quindi, insomma, ci muoviamo con tutti i mezzi di locomozione. Quindi molto, molto interessante. Vogliamo ricordare comunque le date in particolare, visto che ci siamo ormai. Sì, l'evento è ormai prossimo, è sabato 4 e domenica 5 maggio. E un'altra cosa importante da ricordare è che apriamo tanti tanti spazi privati, cioè case private, chiaramente dove è stato fatto un progetto di interior design che è l'eccellenza italiana che noi vogliamo mostrare, e quindi ci sarà la possibilità di visitare anche delle case private. Quindi è anche un evento che in qualche modo vuole, diciamo, rompere questa barriera tra lo spazio privato, ma rendere la città veramente accessibile e fruibile a tutti. Quindi sono previste anche mostre, installazioni on site, workshop per bambini, insomma c'è. Sì, abbiamo sempre all'interno degli spazi da visitare, abbiamo dei concerti, dimostrazioni culinarie e 4 workshop per bambini, uno al Serpentone, all'edificio del Corviale che si chiama Coloriamo il Serpentone, dove i bambini interagiscono con un grande plastico del Serpentone, uno al Maxi, Maxi in Azione, dove i bambini potranno avere un'esperienza corporea e sensoriale con l'edificio di Zahid. E poi abbiamo un workshop dedicato al rapporto tra architettura e natura alla Fondazione Gimema ed infine un workshop all'Acquario Romano dove i bambini costruiranno dei buffi copricapi con i tetti di Roma. Interessantissimo, Ma quindi si estende eccezionale. addirittura a diverse fasce d'età, ai bambini, ma anche in zone più periferiche della città. Noi la ringraziamo, Laura, quindi ricordiamo Open House 4 e 5 maggio, mi raccomando, visitate anche la pagina Facebook e il sito openhouseroma.org. Grazie mille. Non mancate, vi aspettiamo, ciao.